Alberto, com'è stata viverla da fuori? Ma è stata una grande partita, soprattutto il primo tempo, li abbiamo messi proprio in mezzo, tra virgolette, sia sotto il punto di vista del palleggio e comunque hanno fatto una grande gara i miei compagni, devo fargli i complimenti. Hai sofferto un pochettino il fatto di non esserci stato, anche perché diciamo che è difficile vedere un gerbo non in forma, però in questo periodo sei particolarmente in forma, quindi questa squalifica ha probabilmente spezzato un pochettino. Sì, ho sofferto perché giocare in casa per me è bellissimo giocare in casa, c'è un clima che non trovi in tutti gli stadi, e si sente il calore della gente, il campo è bellissimo, quindi giocare una partita in casa è più bello che giocare in trasferta. La sentì? La sentì? Ah, Tu che bene, hai il curva no. sud, ti ha dato subito il giusto merito. Ma ci racconti tu come l'hai vista dalla curva sud e come l'ha vista la curva sud? Allora, la curva sud l'ha vista in modo sempre trionfante, chiaramente, perché c'è stato un primo tempo, come ha detto Alberto, dove, cioè, Cosenza non pervenuto, giocavano praticamente tutti dietro la linea del pallone e il Foggia prima o poi ti buca. Questa, insomma, è una cosa che abbiamo già visto fare alle altre squadre, però la cosa che la fa la terza e la quarta in classifica è una cosa strana, cioè comunque anche loro vengono a Foggia, hanno capito insomma che siamo leggermente superiori. E la curva oggi ha sostenuto la squadra, la grandissima, vi ha accompagnato sempre, perché se voi ci date la carica, insomma, cioè è È una cosa chiaro che reciproca. è una cosa reciproca e ci siamo divertiti tanto, speriamo così, perché insomma qua il fatto è serio, Alberto. Insomma, abbiamo recuperato in 3 giornate 6 punti alla Casertana, 3 vittorie consecutive, 2 siamo da soli al secondo posto, miglior attacco, migliore difesa, insomma. Alberto, ma hanno un po' paura secondo te a giocare a Foggia? Cioè, Ma da avversario, tu ti secondo metti nei panni me di un le squadre avversario. avversarie vengono qua per difendersi e ripartire, come ho fatto oggi il Cosenza. Il Cosenza oggi il primo tempo ha accentuato un po' troppo questo atteggiamento e si è notato. Però alla fine noi dobbiamo essere bravi a gestire bene la palla e soprattutto quando attacchiamo, che siamo parecchio scoperti, non farci prendere in contropiede come è successo col Monopoli che gli hanno creato un sacco di occasioni da gol, però ci hanno Una partita stregata quella, dai. punito. E invece secondo te la Casertana ha rotto un pochettino, cioè la partita del Foggia contro la Casertana ha rotto un pochino gli equilibri, nel senso avete acquisito una maggiore consapevolezza, la Casertana ve la siete mangiata praticamente nei primi 10 minuti. Può essere che c'è una nuova consapevolezza di dire noi siamo il Foggia e noi dobbiamo vincerla questa partita? Con la Casertana sì, abbiamo dimostrato da subito la voglia di vincere, abbiamo dato un segnale importante sia con la Casertana ma anche oggi con Cosenza. L'importante è affrontare ogni partita con questo spirito, sia in casa che in trasferta. Ma secondo te, Vai, è facile la domanda? no, i risultati dagli altri campi, Sì. nel senso voi l'avete ascoltati, avete tenuto in considerazione, va dato qualcosa in più sapere che la Casertana va verso Andria e che... Sì, però l'importante era vincere, perché comunque non è che puoi fare la corsa sugli altri. Oggi sì, la Casertana ha perso, ma se perdevi anche tu era la stessa situazione, quindi noi eravamo concentrati solo sulla nostra partita e non sul resto. Gerbo sta diventando, secondo te, per il tifoso, un simbolo di grinta, un simbolo Sì, di... tra insomma tra vociferare in curva è sempre tra i più apprezzati, perché se il giocatore ci mette l'impegno ed esce con la maglia sudata, è chiaro che vieni, anche quando magari non esprimi il massimo, comunque è chiaro che il tifoso ti sostiene, perché vedi che cioè, gioca sempre al massimo e tu sei uno di quelli, quindi è chiaro che, anche se devo dire che oggi faccio i complimenti a Sicurella, perché comunque ti ha sostituito degnamente, ha fatto un'onesta partita. Però devo dire che quando tu ci sei in campo dai a centrocampo quella carica in più, insomma quella grinta che noi tutti vorremmo vedere sempre. Sì, questa è una mia caratteristica, cioè io non riesco a gestirmi, anche il mister lo sa, anche alla fine in campionati li ho fatti tutti Al con massimo. questo agonismo, perché non riesco a trattenermi.
Tra l'altro Sicurella in campo è la dimostrazione, molto spesso nel calcio sentono delle frasi fatte, cioè noi non snobbiamo la coppa, no, noi vogliamo vincere tutto, spesso magari poi non è così nella realtà. Invece Sicurella in campo oggi è la dimostrazione che anche le partite di coppa poi hanno una loro ripercussione sul campionato, nel senso Sicurella si è messo molto bene in evidenza anche se in una posizione diversa perché praticamente faceva il centrale difensivo e l'ha fatto giocare oggi. Mercoledì tutti i ragazzi che hanno giocato hanno dato un grosso segnale, mi dispiace anche per altri che non hanno giocato oggi, Mauro, Bollino, Alessio Viola, che hanno fatto gol, assist, comunque hanno fatto tutti una grande, anche lo stesso Lodesani, hanno fatto tutti una grande partita. Il mister secondo me per questa partita ha tenuto conto delle loro prestazioni, della prestazione di Giuseppe e l'ha deciso di schierarlo, ha fatto una grande partita anche lui. E questo è un segnale che diamo a tutto l'ambiente, perché i giocatori che sono in rosa sono sia quelli che giocano che quelli che sono in panchina, possono giocare tutti e fare tutti bene. Diciamo che si suda la maglia. È bello. Abbiamo detto. Sì. E quindi sappiamo che sposa la causa, che ha sposato la causa, e tra poco parliamo pure di una cosa bella che è successa a Gerbo da poco. Com'è il rapporto di Gerbo con Foggia più che con il Foggia? Ma è partito così così perché il primo giorno l'anno scorso ho trovato... Ti hanno rigato la macchina. No, una persona che stava cercando di... aveva aperto la macchina, però... No, vabbè, ma è un'usanza. Noi accogliamo così le persone nuove, ti fa questa cosa, ma non ti preoccupare, è tutto sotto controllo. Non siamo una città, insomma, dove succedono... Accade raramente, insomma, questa cosa. Poi è il cinema, poi non succede. Però tra quello mi trovo bene... Scusi, ma che fa? Cioè l'hai visto e poi che fa? Eravamo io e Grea. Ma ti ha chiesto la maglia? Grea, mamma mia, l'ho quasi dimenticato. Però per il resto? No, per il resto mi trovo bene. È una città che magari non offre tantissimo sotto il punto di vista extracalcio, però dal punto di vista calcistico è il top, secondo me, è una piazza che non merita la Lega Pro. Poi comunque la città si vive bene. Ma tu, cioè, tra l'altro tu hai visto, adesso stiamo viaggiando a 8-9 mila di media? Sì, sì. Hai idea di cosa può succedere se non diciamo niente? Cioè, no, ma forse tu non hai idea, Alberto, cioè che cosa può succedere. Voglio cioè, sei curioso? Quindi dille ai tuoi compagni che, cioè tutti quanti... Perché vogliamo... si sta facendo dei riti apotropaici? No, io non ho detto niente, ho detto solo immagina cosa può accadere. Aspettiamo. Vai, lo scopro pian piano. Alberto, quanto è stato difficile per te l'anno scorso? Troppo, perché ho sofferto tantissimo, tra l'altro... Quell'intervento che mi sono fatto male è stato Vacca al giocatore. Ah, ecco, vedi. Ah, bella questa curiosità. No, però... Vi parlate? Sì, vi parlate? L'ha fatta apposta, bravissimo ragazzo. E niente, poi ho avuto questo intervento, no, questa ricaduta, poi un intervento e questa infezione che ha peggiorato la cosa, però sto pensando, ma allo stesso tempo ho lavorato tantissimo per tornare al 100%. Noi eravamo a Norcia quest'estate. E tutti dicevano il più grande acquisto del Foggia dell'anno prossimo sarà Gerbo. Continuavano ad arrivare Floriano, Angelo, e tutti dicevano il più grande acquisto del Foggia dell'anno prossimo sarà Gerbo. Però a qualcuno un pochino malpensante, qualcuno ha pensato, ma vedete che Gerbo forse se ne va. Ma è vero che volevi andare alla Salernitana? No. Non lo diciamo? Questo l'ha detto lui, non mi assumo a questa responsabilità. Interesse da parte della Salernitana, ma è finita lì perché comunque né da parte mia né da parte del mister e della società volevano essere segnati. Però ti ha fatto piacere, dai. Sì, comunque dopo un infortunio del genere avere un interesse da parte di una squadra come la Salernitana mi ha fatto piacere, però volevo rimanere a Foggia, sono rimasto a Foggia e è andata bene. E infatti... Cosa è successo? Che Alberto Gerbo è un giocatore fresco. Finalmente. Che è arrivata la firma sul contrattino e quanti anni? Del Foggia fino 3. Al 2018. Beh, ciao. E cioè. Segna insomma Alberto che non solo vesti una maglia importante che ti gratifica, che ti dà le soddisfazioni, ma che sei parte integrante di un progetto. Che la società fa le cose per bene. Che la società fa le cose Spero che non sia l'ultimo rinnovo qui a Foggia. Cioè, adesso ho firmato per fino al 2018. Spero che le cose vadano bene e poi per firmare ancora più anni e rimanere a Foggia il più possibile. E il sogno rimane quello di conquistare la Serie B
come è successo alla Latina. Se succede, no, se no non fa niente. Cioè, comunque... Non è che ci tengono molto no, in questa città. Se capita. Non è che possiamo guardare proprio come va a finire il calcio. Se no ci facciamo l'ennesimo anno di Lega Pro, che fai? Fatti bene, facciamo 30, 40, che fa? Vabbè, speriamo di vincere il campionato, di fare una grande annata e poi continuare questo progetto per tanti anni. Alberto, noi abbiamo visto la Serie D, sono stati anni difficili e l'anno scorso è stato un anno particolare e anche particolarmente bello, perché comunque abbiamo la città, insomma, ha cominciato a riavvicinarsi di nuovo davvero al calcio, ad identificarsi anche nei calciatori, nell'allenatore e nel progetto. È chiaro che però quest'estate, col passaggio di quote, col passaggio di società, è successo qualcosa di importante. Secondo te cosa è cioè, nella quotidianità del vivere la squadra? Tu che differenze ci vedi? Beh, innanzitutto c'è una grandissima società che organizza tutto per il meglio quest'anno. Dallo stadio, che è bellissimo, l'hanno fatto bellissimo. Non ci fa mancare niente, si vede proprio che è organizzata e si vive questa categoria non come una Serie C normale. Qua si vive, anche grazie alla società, si vive una categoria in più almeno. Questa è la cosa che più mi salta all'occhio. Poi il mister ha voluto, cioè, è riuscito a riportare entusiasmo anche col suo metodo di gioco, con le sue idee, con i suoi principi, anche grazie alle prestazioni di noi giocatori. Cioè, si è ricreato entusiasmo, dai, questo è noto più. Ma insomma, stavo dicendo il fatto della società. C'è una frase che non sto sentendo più, l'anno scorso sempre, il 16 del mese, non riesco a... Ma io l'anno scorso avevo quest'incubo, cioè l'F24 mio, non lo pensavo, cioè pensavo il 16 di pagare... Però oggettivamente, vabbè, abbiamo vissuto anche momenti molto molto peggiori. Momenti tragici, scadenze erano... capito, allora dovevamo fare la colletta, cioè, invece l'anno quest'anno... L'anno scorso però. Sì, magari qualche sofferenza, però alla fine... Però vabbè, no, era così mentre parlavamo della società. Abbiamo vissuto anni molto molto peggiori. Bui! Se è più difficile fare gol che fare il gol che hai fatto a Matera o il gol che hai fatto col Messina? Forse quello col Messina è più difficile, perché l'avevo stoppata in avanti, ero uscito dallo specchio della porta, mi ero lasciato la porta alle spalle e... Sono riuscito a portarmela verso l'interno e da lì ci ho provato. Invece a Matera mi è venuto da tirare, ho tirato ed è finita. Così è taffaiolo. Però con Messina, con Messina aveva gli occhi dietro, cioè nel senso come fai a sentire la porta? È vero, da grande attaccante. No, guarda. È stato istinto, ho spostato la palla verso l'interno e ci ho provato. È venuto un bel gol. Insomma, allora, Messina, Casertana, Cosenza, Lecce, insomma, con le grandi... Piccoline ogni tanto, come mai questa cosa, cioè, con l'Agragas abbiamo un po' sofferto, che ben vengano i tre punti così, però insomma... Dobbiamo secondo me entrare in campo sempre con la mentalità che ci ha contraddistinto in questa partita, e limare quei dettagli, perché comunque andare a giocare in stadi come Agrigento, Ischia... O Martina! Anche Martina è una partita molto difficile. Beh, sabato, insomma, partita difficile. Difficilissima. Più che con queste partite in casa, dove il campo è perfetto, cioè, ci sono i nostri tifosi, qua si gioca veramente a calcio. Invece in quei campi lì è più difficile, però noi dobbiamo andare oltre questa difficoltà. Quindi il campo intendi proprio il terreno di gioco? Sì, il terreno di gioco. Fa tanto. Anche le dimensioni, immagino. Sì, 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 per il nostro gioco fa tanto. Noi dobbiamo essere soprattutto attenti a non subire i contropiedi delle squadre avversarie. Una cosa che ho notato è che fate gruppo molto, nel senso anche chi è non convocabile spesso segue la squadra in trasferta, in ritiro. Sì, sì, da quest'anno andiamo tutti in ritiro, chi vuole venire non è che è obbligatorio, non vuole è libero di non venire, però siamo un bel gruppo, siamo tutti uniti. Vogliamo tutti raggiungere un obiettivo importante e questo è il segreto per fare grandi risultati. Il rapporto di Gerbo con De Zerbi, quanto è stato importante De Zerbi per Gerbo e viceversa? De Zerbi per Gerbo perché mi sta insegnando tanto, sto migliorando, me ne accorgo giorno dopo giorno, soprattutto a giocare tra le linee,
a vedere un altro tipo di calcio che finora non avevo mai visto, perché gli altri allenatori non allenano come il mister nostro, e quindi lui mi sta aiutando tanto dal punto di vista in campo. Poi, quindi sei uno tra quelli che si inserisce di più, cioè sì, hai proprio la licenza di... Sì, sì, ma oltre a quello proprio sto migliorando tecnicamente, sto migliorando la postura del corpo, tanti piccoli dettagli che il mister chiede ogni giorno. E fuori dal campo anche mi ha aiutato tanto durante l'infortunio che mi è stato vicino, e fuori dal campo comunque si è sempre comportato bene con me. Non posso dire... Tra l'altro oggi proprio primo coro dalla curva perde zero, cioè di solito la curva non fa, è difficile, non fa cori, cori né per i giocatori, questo da un sacco di anni, e né per il mister. Oggi per la prima volta coro per il mister. Secondo te, io lo so, cioè a me piace tantissimo il mister, cosa ha quel qualcosa in più che ha De Zerbi? Beh, sicuramente è un mister carismatico, e questo lo trasmette, perché durante la partita non si ferma mai, è sempre pronto. Di martella? Sì. Abbiamo visto anche agli allenamenti, Sì, è un martello. E poi comunque la gente si accorge che il nostro gioco non è un gioco come quello delle altre squadre, anzi, sì, diverso. Cioè, è tutta un'altra cosa. Secondo me la gente apprezza queste due qualità. Chi è l'idolo di Alberto Gerbo? Idolo. Il giocatore nel quale ti riconosci. Anche perché poi hai caratteristiche molto particolari, anche rare se vogliamo, perché comunque di contenimento, sa impostare, sa giocare. Sa tirare, un incontrista. Insomma, sa fare tutto. Guarda, adesso come adesso non si sapeva idea. Gerard, non dico io. No. Somiglia un po', no? Gerard. sa fare tutto, cioè nel senso è completo a... Mi piace tanto Pjanic. Vedi? Beh. Pjanic. Che tira pure le punizioni. Sì. E quindi lui tirerà una punizione a Martina, alla Pjanic. No, le punizioni è battesano. C'è la folla, c'è la fila perché... C'è la fila. Io corro, devo correre nel campo. Allora, noi dobbiamo ringraziare Alberto Gerbo, che si è messo a nostra disposizione un'ora e mezza dopo la partita del Foggia. E ti regaliamo quella telecamera, hai 10 secondi per fare i tuoi auguri di Natale, perché come sai noi andiamo in onda dopo le partite interne, noi chiudiamo la stagione interna del Foggia con questa puntata qua. Fai i tuoi auguri di Natale a tutti i tifosi del Foggia. Allora, volevo augurare un buon Natale a tutti i tifosi del Foggia e invitarli a seguirci in questo campionato, perché il nostro calcio è divertente e abbiamo un obiettivo importante e possiamo farcela insieme. Quindi coltiviamo insieme questo grande sogno. Auguri di buon Natale a tutti voi. Grazie a Prestige che ci ha ospitato, grazie a Fabrizio. Grazie a voi, grazie a te. La voce della curva. Niente, buon Natale a tutti, ci vediamo. Tanti auguri. Quella prima in casa dopo Foggia di Vestabia. Foggia di Vestabia e poi Foggia. Sì, Foggia di Vestabia. Sì, poi Foggia Paganese. Adesso pensiamo al Martino. Vabbè, buon Natale a tutti, ciao. Grazie. Ciao. Buon Natale.